presentazione. Io sono Antonio della Midtown Society, un'associazione in Bocconi che si occupa di promuovere le idee liberali all'interno dell'università con riferimento ad ogni ambito della società. E ringrazio gli autorevoli relatori che sono venuti qui e si sono subito resi disponibili alla partecipazione di questo evento. E un grande grazie a loro. E iniziamo la conferenza con il professor Massaluto, che è professore dell'università, che è direttore di ricerche dello IEFE, che è un centro di ricerca a Bocconi per le energie rinnovabili, e poi magari possiamo procedere o per ordine di posizione con il direttore di ricerca dell'Istituto Bruno Leoni, il dottor Stagnaro, oppure può parlare il dottor Fimiani, che è sostituto procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, che ci potrà parlare con riferimento all'ambito giuridico dei rifiuti, della questione del post-referendum o i problemi con riguardo al referendum abrogativo dal punto di vista giuridico. E poi il presidente è professore di Terni Energia S.p.A., che è una società quotata nel settore start di Borsa Italiana, che si occupa di waste management, che con riferimento all'ambito del waste to energy, e anche di produzione di energia da fonti rinnovabili. La parola a questo. Quanto tempo più o meno? 25 e mezz'ora ciascuno, no? Magari facciamo un po' di relazione. Io vado un pochino saltabeccando qua e là, tra l'altro cercando di rimanere il più possibile nel titolo del seminario di oggi, Municipalizzate vincolo opportunità, perché un titolo del genere mi ha fatto subito nascere il dubbio, no, di dover venire qua a fare l'avvocato delle municipalizzate, che non sono ovviamente, però cercherò di farlo interpretando più la pars construens, diciamo, del ragionamento pro o assetto attuale, augurandomi che invece qualcun altro sarà più incarnerà più di me la parte, diciamo, negativa, in modo che possa nascere un pochettino di confronto. Cioè, in pillole, la tesi che sta dietro all'ex decreto Ronchi, poi al decreto di luglio dell'anno scorso, che è stato poi cassato dalla Costituzionale, eccetera, eccetera, si può stringere e portare all'osso dicendo che alla base di quel ragionamento c'è un pregiudizio sfavorevole alla gestione cosiddetta in-house. Non so se uso termini che vi sono familiari. Gestione in-house vuol dire, ai sensi del diritto europeo, è una gestione che un soggetto pubblico affida a se stesso, comunque a un'impresa che esso stesso controlla, senza procedure concorrenziali, senza gara. In questo modo, secondo alcuni, aggirando la concorrenza, evitando il confronto con il mercato, e quindi creando una sorta di monopolio di fatto, che grazie al fatto che c'è questo affidamento diretto può permettere alle ex municipalizzate, cioè alle imprese comunali, di nascondere la propria inefficienza, che viene data un po' per antonomasia, un municipalizzato uguale carrozzoni dominati dai partiti, che la politica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di soggetto qui viene dipinto facilmente in questo modo, l'affidamento in house viene un po' dipinto come il modo per aggirare qualsiasi tipo di confronto competitivo, che non farebbe altro che rivelare all'opinione pubblica il divario di efficienza, il divario di capacità che c'è fra queste imprese e quelle invece brave, che sono tipicamente imprese private che operano sul mercato, e così via. Quindi soluzione: aprire al mercato nella forma che è stata escogitata in quella circostanza, ossia rendere obbligatorio per l'ente locale il ricorso a una gara. A quel punto l'azienda pubblica, se ritiene di essere efficiente, parteciperà pure lei alla gara, e se sarà brava la vincerà. E qua, scusate se ho un po' semplificato, forse in modo un po' eccessivamente rozzo, la questione, però secondo me il retropensiero che ha portato il legislatore italiano a varare quel tipo di norme è più o meno stabilito. È figlio anche, se vogliamo, no, di, una,
di un modo di pensare che noi economisti abbiamo, soprattutto a partire dagli anni 90, fortemente avallato, e cioè quello secondo cui dove non si può fare concorrenza nel mercato non c'è nessun problema, si fa la concorrenza per il mercato, no? Quindi, e il discorso finisce così, quindi la concorrenza per il mercato, ossia la gara, una cosa che io posso fare a prescindere dovunque comunque, e la gara è uno strumento che serve a fare risultare l'offerta più efficiente. Io in questo tipo di schema non mi sono mai ritrovato molto a mio agio. Non solo perché se uno poi va a vedere le cose della realtà scopre che ovviamente questo quadretto, no, di municipalizzata carrozzone da un lato, gara come panacea dell'efficienza dall'altro, non solo non funziona sempre, ma in molti casi è addirittura ribaltato. Le ex municipalizzate sono state sì la croce di questo paese, ma sono state anche la delizia, nel senso che le esperienze di successo che comunque conosciamo, un numero non piccolo del nostro paese, le eccellenze che possiamo mostrare al mondo, parlo della gestione dei rifiuti in particolare, dall'ASM di Brescia all'Emiliana e così via, sono tutte aziende che sono figlie di un certo, che hanno saputo incarnare bene quello che era lo spirito della legge del 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi di Montemartini, no? Cioè l'idea che una gestione sotto l'ala pubblica dei servizi di interesse generale a livello locale poteva avere una serie di vantaggi che noi oggi potremmo tradurre con linguaggio moderno dicendo abbattimento dei costi di transazione, se vogliamo. Cioè, l'azienda pubblica è sempre stata, dove ha funzionato bene, la cinghia di trasmissione che interpretava una domanda che la politica esprimeva in termini più generali, in termini più astratti, se vogliamo, no? Traducendoli in un modello di gestione industriale che si è poi consolidato e rapportato nel tempo. Nel caso dei rifiuti è successa poi una cosa particolare. Il servizio dei rifiuti nasce, noi ancora oggi siamo un po' abituati a pensarlo, come, no, la lentezza urbana, cioè come quello che va l'omino che va col bidone a svuotare i secchi e a portare via le pattumiere. Servizio labor intensive per eccellenza, attività diciamo di bassi contenuti, basse qualificazioni tecnologiche per eccellenza e quindi quasi per antonomasia, no, attività da svolgere attraverso il ricorso al mercato. Cosa che in effetti è accaduta, perché negli anni 70, non dimentichiamoci che in questo paese più di un terzo, 35%, forse anche il 40% dei servizi comunali di lentezza urbana erano tranquillamente appaltati in imprese private. Ma perché questa cosa funzionava così tranquillamente? Perché il servizio pubblico, il noccio del servizio pubblico era portare via i rifiuti dalle strade. Non c'era un problema di dove portarli, chi realizzava gli impianti a valle e così via. No? Sul più bello, negli anni 70, si scopre che lo smaltimento diventa un problema. Non ci sono più le discariche, comunque diventa più difficile costruirle, gli impianti alternativi faticano a essere messi in moto. Per una serie di ragioni ci troviamo in un collo di bottiglia che porta alla prima emergenza rifiuti. Cominciano a essere varate dalla Commissione Europea, dall'Unione Europea, le prime norme che cercano di mettere sotto controllo un ciclo dello smaltimento che finì si faceva in modo incontrollato, senza particolari obblighi di qualità da rendicontare. Ebbene, la soluzione che il legislatore italiano escogita in quella circostanza è la pianificazione regionale dello smaltimento, cioè mi dice i comuni continuano a essere responsabili, come lo sono sempre stati, di raccogliere, non sanno dove portare i rifiuti, ma non c'è problema, glielo dico io, organizzo a livello regionale un mercato regolato, che è un mercato regolato, una pianificazione, nel mercato c'era molto poco in realtà, in cui io identifico gli impianti, io alloco i flussi, io decido che i rifiuti del comune A devono andare nell'impianto B e così via. Quindi in quel modo la pianificazione aveva cercato di creare le condizioni affinché le modalità di gestione tradizionali della parte di igiene urbana potessero essere continuate tranquillamente, perché chi raccoglieva sapeva dove portare i rifiuti. Non sto adesso a raccontare la storia perché non abbiamo il tempo, comunque questa esperienza è fondamentalmente fallita per motivi diversi,
perché le regioni non sono state brave a fare i piani, perché quando li hanno fatti poi gli impianti non sono stati fatti e quindi comunque rimanevano sulla carta, per mille ragioni. Chi è, ha trovato la maniera per uscire da questa situazione sono state le realtà territoriali che si sono riuscite a integrare a valle facendosi gli impianti da sole. Quindi questo ha trasformato completamente la natura economica della filiera. Nel senso che quello che prima era un servizio labor intensive, semplice, affidabile con gare per pochi anni a imprese che comunque non avevano bisogno di una conoscenza del mercato particolarmente sofisticata, mi diventa di colpo un'attività dove avere il know-how, ma non solo il know-how tecnico che è il meno per fare gli impianti, ma anche tutto quel radicamento nel territorio, quel rapporto fiduciario, no, di cui non c'è assoluto bisogno tra chi realizza certi impianti e chi poi ne fruisce, che quindi hanno reso di fatto le aziende pubbliche in quella situazione le uniche che potevano proporre credibilmente di fare questo tipo di impianti. Infatti non ne conosco uno che in quel momento sia stato fatto da qualcun altro, no? Ovviamente cosa vuol dire fatto? Non vuol dire che l'azienda pubblica lo fa con le sue manine, appalterà la costruzione, si prenderà un socio per gestire, ci saranno mille meccanismi contrattuali con cui il fornitore di tecnologia, l'impiantista, eccetera, entra nel gioco, ma fondamentalmente la responsabilità gestionale, quindi anche tutti i rischi industriali connessi con la realizzazione di questi impianti, se li sopportava un'azienda pubblica che in questo modo aveva una sorta di mercato captive, no? Io raccolgo e ho un impianto che ho pensato io ad uso e consumo dei rifiuti che io raccolgo. Quindi questa roba qui è diventata un oggetto un pochino più difficile da trattare, affidare con gara. Chi ha pensato, ha provato a entrare in questo mercato proponendosi come concorrente delle municipalizzate nella filiera integrata, penso in particolare agli americani di Waste Management che entrarono in Italia in modo molto roboante alla fine degli anni 80, pensando di fare un solo boccone di un'industria che era sottosviluppata all'epoca, ma di cui ci si prospettavano degli sviluppi interessanti, ha fatto un'esperienza dramma, cioè ha comperato strapagandole delle imprese di spazzini, scusate se dico delle cose magari un po' per qualcuno potrebbero sembrare offensive, di spazzini nel senso che avevano come know-how la raccolta e lo svuotamento dei cassonetti, non andavano molto al di là di quello, avevano qualche discarica, non erano certo aziende che potevano che avevano mai affrontato la sfida dell'organizzazione di una filiera integrata su area vasta e così via, no? Quindi se ne sono comprate a carissimo prezzo, pensando attraverso questo cavallo di Troia di poter entrare in un mercato delle gare che non si è mai aperto, dopo qualche anno di perdite secche, perché queste aziende si trovavano poi a competere in gare e qui andavano a competere al massimo ribasso sulla garetta per raccogliere il bidone del comune di 15.000 abitanti, quindi con margini molto molto risicati, quindi per farvela breve l'esperienza di Waste Management si è chiusa una decina di anni dopo in modo abbastanza gravo, vendendo a pezzi quel che erano riusciti a costruire e scappando a gambe levate e tornandosi negli Stati Uniti. Questo che cosa ci insegna quella lezione? Uno potrebbe dire Waste Management ha fallito lo suo sbarco in Italia perché ha trovato un mercato, un non mercato se vogliamo, era disegnato apposta per tutelare gli interessi dell'ex monopolista pubblico e quindi di fronte alla refrattarietà degli enti locali ad accettare la competizione con un'impresa privata, non sarebbe, attenzione, non vorrei essere frainteso, era una signora azienda che è arrivata qui con un background alle spalle di grandissime competenze industriali e di grandissima capacità che aveva maturato un po' in tutto il mondo, quindi non stiamo parlando di avventurieri o chissà cosa, e però il suo sbarco in Italia è fallito essenzialmente perché ha trovato si è impantanato in una palude di scarso interesse da parte dei comuni, perché quando i comuni si sono trovati a dover realizzare certi tipi di scelte impiantistiche eccetera, non le hanno mai delegate volentieri a qualcun altro, le hanno sempre fatte